Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. La massiccia proposta infrastrutturale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la prossima stagione degli utili aziendali potrebbero offrire agli investitori una nuova visione sulla sostenibilità di un rally ai massimi storici. La promessa dell'utilità di contratti smart e DeFi hanno sostenuto l'opinione, sostenuta da alcuni, che Ethereum potrebbe un giorno rivaleggiare con i prezzi di Bitcoin. Samsung, che è il più grande produttore di chip per computer al mondo, così come uno dei più grandi utenti, ha detto che la carenza di chip proviene dalla crescente domanda di elettronica di consumo durante la pandemia. La coppia sterlina dollaro si è fermata nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate rimane in zona positiva. Bitcoin ha perso il 3,6% nell'ultima sessione. L'indicatore ICE Lows si è spostato nell'area neutrale. This is the sound test for review. La coppia dollaro-yen ha scambiato il laterale nell'ultima sessione. Il MACD rimane nell'area positiva. L'ISM Services PMI statunitense sarà rilasciato alle 14. Il Market Services PMI statunitense alle 13.45. Il Market PMI Composite statunitense alle 13.45. Il Jibun Bank Services PMI del Giappone sarà rilasciato alle 0.30, il Labor Cash Earnings del Giappone alle 23.30, l'Overall Household Spending del Giappone alle 23.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.